Anno nuovo, tempo di saldi. Da un capo all'altro della penisola è arrivato il momento più atteso per i consumatori e per gli esercizi commerciali. Venerdì infatti hanno preso il via nella nostra regione i saldi invernali, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Allora, le scontistiche sono molto molto ampie, vanno da un minimo del 10% fino ad arrivare al 75%. Su quali articoli? Ma abbiamo scontato trasversalmente tutto il negozio, quindi ogni singolo capo o accessorio presente nel punto vendita è scontato. Avete notato già diversa clientela che ha approfittato di questi sconti? Assolutamente sì, abbiamo visto comunque un buon afflusso, tanto ritorno, anche clientela affezionata ovviamente, siamo molto soddisfatti. Ha approfittato oggi di qualche sconto? Sì, sto approfittando. Che cosa ha acquistato? Degli indumenti, magliette, cose così da indossare. Quindi anche lei insomma rinnova il guardaroba. Sì. Che scontistica ha trovato? Dai 20-30%. Conviene approfittare. Sì, direi di sì. Sta passeggiando o penserà ancora di fare anche altri acquisti? Faccio altri acquisti, giro un pochino. Sì. Approfitta di questo periodo o erano comunque cose che avrebbe dovuto comprare? No, cosine che devo comprare, un regalino, cosine così. Sì, ho fatto qualche acquisto, l'ho fatto, sì, grazie. A scontistiche c'erano particolari? Con gli sconti mi è andata bene. Conviene? Conviene adesso farli, sì. I soldi ce ne sono più pochi adesso, però per gli sconti ci sono. Sì, guarda, anche noi come tutti gli anni abbiamo aderito perché comunque vogliamo agevolare il cliente e quindi abbiamo messo alcuni prodotti in sconto come fanno tutti per rispettare poi diciamo un po' tutto quello che è un po' la scontistica e diciamo proprio su alcuni articoli. L'affare dietro l'angolo, infatti si stima una partecipazione particolarmente elevata di negozianti e consumatori per i saldi di fine stagione. Secondo Confesercenti, i punti vendita hanno applicato fin da subito sconti tra il 30 e il 40% e la metà degli italiani ha già deciso che approfitterà delle promozioni per rinnovare il guardaroba. La spesa media per ognuno, secondo l'associazione, il budget sarà di circa 150 euro a testa. Sì, gente che passeggia ce n'è stata tanta, specialmente sabato 6 gennaio, il giorno della Befana, sinceramente ce n'era tantissima, però francamente buste in giro non ne abbiamo notate. Posso chiedere se approfitterete di questi acquisti in questo periodo? Non ho fatto acquisti. Niente. Niente, mi dispiace. Quindi per i saldi insomma non ci farà un pensierino, no, neanche nei prossimi no, giorni. Niente. Noi i saldi approfittiamo quando abbiamo qualche necessità. Quest'anno eravamo a posto con le spese, perciò non abbiamo approfittato. Quindi solo se ne si ha bisogno. Se ne ho bisogno, sì. Sì, stiamo passeggiando per comprare qualcosa per mio figlio con gli sconti. Che cosa stavate pensando? Un giaccone. Anche lei ne approfitterà di questi saldi? Sì, tanto passi la mattinata così un pochino qualcosa.